Allora, la prima cosa è che è una vittoria importante, anche una bella vittoria, usiamo correttamente le parole. Una bella vittoria contro una squadra molto buona, l'avete visto, non c'è niente da dire. Però se vi dicessi che non sono soddisfatto, vi direi la verità, perché secondo me non stiamo migliorando e invece noi dobbiamo migliorare. E quindi questa partita è una partita che ci dice che abbiamo battuto una delle due capoliste e che è giusto che si festeggi perché le vittorie si festeggiano sempre. Però ci sono tante cose in questa gara che ci fanno andare a casa non soddisfatti di noi stessi. E questo, se ve lo negassi, direi una bugia. Siccome io dico sempre che la vittoria e la sconfitta spesso sono delle compagne menzognere, e allora in questo caso, secondo me, dobbiamo avere la capacità di guardare un pochino più lontano. Secondo me questa è una vittoria meritata, perché è meritata. Chi può sostenere, chi sostiene il contrario dice una menzogna, però non ci può mandare a casa completamente soddisfatti di noi stessi. E questo secondo me è positivo, perché anche dentro lo spogliatoio non eravamo soddisfatti completamente della partita che abbiamo giocato. E quindi questo è il modo migliore per lavorare meglio sulle cose sulle quali si può fare meglio. E quindi questo mi sembra importante, perché se noi derubrichiamo la vittoria a vittoria punto, alla fine prendiamo poco a livello di spunti. Invece qui abbiamo avuto un atteggiamento difensivo non buono nel corso della prima metà della partita, anche se loro hanno segnato da fuori e non è una loro caratteristica. Non siamo stati bravi, anche cambiando gli accoppiamenti, a spengere un giocatore in grande ritmo che stava di fatto tenendo da solo in piedi la squadra avversaria. E non siamo stati bravi poi nel concretizzare delle occasioni importanti nel momento in cui siamo riusciti con la difesa a prendere un po' di margine. Ecco, quello era il momento di chiudere la partita. E invece offensivamente abbiamo fatto dei brutti errori, delle palle perse banali. Abbiamo giocato lontano dai nostri canali di gioco, abbiamo letto male qualche situazione, abbiamo sbagliato anche qualche tiro completamente aperto che probabilmente avrebbe messo la partita definitivamente in ghiaccio, e non abbiamo fatto fallo alla fine, che è una cosa che una volta la dea fortuna ti grazia e una volta no. Poi la verità è che Lorenzo ha cercato di fare fallo, ma diciamo l'angolo della sua uscita è stato un angolo troppo piatto che ha consentito a Cinciarini di girarlo quell'angolo. Invece quello deve essere un angolo diverso, e quell'angolo diverso diventa un angolo che ti permette o di prendere uno sfondamento o di fare un fallo che vede anche l'ultimo tifoso dall'ultimo anello del palo Olimpia. Però assolutamente non c'è niente da dire, cioè non è che qui stiamo a colpevolizzare qualcuno, evidentemente. L'ultimo episodio è per certi versi quello meno significativo, perché l'ultimo episodio è un qualcosa che a volte nella pallacanestro succede, mentre quello che è successo prima invece non deve succedere. Cioè che abbiamo un approccio non così intenso dal punto di vista difensivo e che alla fine balbettiamo troppo tenendo la palla ferma e non riconoscendo alcuni vantaggi, e soprattutto non concretizziamo alcuni vantaggi molto evidenti che sul campo si sono verificati. Quella è una cosa nella quale bisogna migliorare, e bisogna farlo lavorando bene insieme, sapendo che una vittoria ti può permettere magari di lavorare meglio, perché una sconfitta probabilmente sarebbe stata, al di là che beffarda, perché onestamente abbiamo condotto per tutta la partita 37 minuti e 45 secondi. Però ecco, tutte queste cose, se non ce le diciamo, non ci rendiamo
un buon servizio. Invece, siccome noi ci vogliamo rendere un buon servizio da squadra seria, sappiamo che su questi aspetti dobbiamo fare dei passi in avanti importanti.